In studio con l'ingegnere Antonio Rizzo, esperto comunale di protezione civile, per affrontare tema di grande attualità in questo momento in tutta Italia e non solo. Intanto bentornato, benvenuto. Grazie, grazie. Il terremoto, i terremoti che da agosto stanno interessando il centro Italia, gli ultimi proprio in queste ore, quello di ieri mattina che ha risvegliato le preoccupazioni, riaccendono anche i riflettori sul contesto della nostra città ad elevato rischio sismico, lo dice la storia, lo dice l'esperienza. Intanto, ingegnere, ecco, vorrei proprio partire da quanto sta accadendo, quindi dall'attualità, da questo sciame sismico che di fatto ha distrutto tante città, ha distrutto tanti comuni. Per fortuna le ultime scosse non hanno provocato morti, però ecco, il terremoto, la paura del terremoto, il pericolo del terremoto ci obbligano certamente ad alzare la guardia, ad essere più attenti. Assolutamente, è importante la prevenzione, è importante conoscere il sito di ogni città e quindi sapere rispetto alle faglie dove ognuno si trova e dove abita, in modo da potersi, diciamo, regolare di conseguenza e avere dei comportamenti consoni a quello che è la pericolosità del territorio. Quindi quelle cartografie, quelle, diciamo, immagini che abbiamo visto dell'Italia con quei vari colori che vanno dal verde fino al rosso, in particolare il rosso, l'area rossa è quella che ci riguarda e ci interessa direttamente, sono quelle aree nelle quali ci sono stati storicamente dei terremoti e senz'altro ci saranno terremoti di quelle caratteristiche in tempi anche, diciamo, prossimi. E questo quindi è il fattore, l'elemento importante. Bisogna capire ed essere consapevoli che il territorio va vissuto con anche un rispetto per quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità geologiche dei vari siti. Ecco, mentre parla vediamo i fuoco che arrivano proprio dal centro Italia. Non vorremmo mai arrivare in quelle condizioni, vedere questi palazzi sbriciolati, vedere tutta questa distruzione, eppure anche quella zona ha già avuto dei campanelli d'allarme in passato, però forse, ecco, non si è tenuto conto di questo, non sono stati fatti gli interventi che bisognava realizzare nel tempo. Qual è il suo punto di vista, proprio in riferimento al centro Italia? Ma nei giorni scorsi il sindaco di Norcia nelle varie interviste diceva guardate, ecco, la costruzione antisismica di Norcia ha fatto sì che la città rispondesse in maniera diversa dalle altre zone dove sono venuti. E questo è vero, assolutamente sì. Soltanto che questa intensità di eventi e soprattutto la continuità di questo sciame sismico sta mettendo a repentaglio la resistenza del costruito, dell'abitato, e quindi ciò che si era salvato nelle prime scosse, quelle del 24 agosto, ovviamente in quelle di ottobre hanno avuto un ulteriore risentimento e quindi hanno avuto problemi di criticità e di stabilità. È chiaro che in questo momento, come abbiamo già sentito dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, in questi momenti stanno ripartendo le valutazioni che erano state già fatte sugli edifici, le famose schede EDES, che sono le schede di, diciamo, di primo livello di attenzione e verifica degli edifici per determinare se un edificio è agibile oppure non è agibile, quindi non è possibile fare nessun intervento e bisogna assolutamente procedere in momento successivo ovviamente alla demolizione per poter concentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione di quelli che invece hanno bisogno sicuramente di interventi e possono ritornare alla normalità. È chiaro che ora la situazione è peggiorata notevolmente, pensate che l'ultimo sisma delle 7:20 è durato 2 minuti, diciamo un'eternità. Vi faccio solo questo raffronto: il terremoto del 1908 è durato 30 secondi, in 30 secondi si è diciamo, scritta una nuova pagina della storia della città di Messina con tutte le conseguenze e conoscenze che noi abbiamo su quello che è successo. 2 minuti sono veramente un'eternità. Abbiamo avuto la fortuna che quella prima scossa dell'altro giorno è stata tale da già allertare la popolazione nelle misure, diciamo, delle norme di comportamento, mettersi in sicurezza,
prima all'interno dell'edificio, appena finito la scossa subito uscendo fuori, dove è arrivata la scossa più forte che ha determinato il crollo. Quindi abbiamo avuto la fortuna di non avere persone coinvolte nei crolli, ma soltanto diciamo, edifici che si sono danneggiati. Ecco, veniamo a Messina, ingegnere, perché lei segue tutti gli aspetti che riguardano la protezione civile, ha letteralmente inondato la nostra scrivania di carte e di documenti che sono comunque la testimonianza che in questi anni, comunque negli ultimi anni, la città di Messina, la realtà comune di Messina non è rimasta a guardare o ad attendere questi eventi che purtroppo non lo auguriamo mai, ma un terremoto del genere potrebbe anche verificarsi nell'area dello stretto, perché non lo nascondiamo, lo sappiamo, credo lo sappiano in tanti, l'elevato rischio sismico di quest'area geografica. Tante carte lei ha qui sulla scrivania che sono la testimonianza di questo lavoro di prevenzione che è stato fatto. Anche in città vediamo, da qualche anno sono stati affissi collocati dei cartelli con dei simboli, con delle lettere che vogliono essere un supporto valido alla popolazione. Il cittadino deve sapere, in caso di terremoto, come comportarsi. È proprio sull'aspetto della prevenzione che voi state lavorando tantissimo. Senz'altro, un aspetto importante è la prevenzione, cioè al di là delle infrastrutture e di tutto ciò che deve essere fatto e deve essere migliorato, senz'altro, e qui apriremo casomai una discussione subito dopo. L'importante in questo momento è la prevenzione. Ecco, qui stiamo vedendo una rappresentazione di un opuscolo che è stato preparato per quanto riguarda le aree di emergenza, che è una cosa importante, perché in caso di rischio sismico, subito dopo, le aree di emergenza sono quelle dove la popolazione si deve orientare, si deve rifugiare, in modo da mettersi in sicurezza rispetto al posto dove abita, se questo ha avuto delle criticità. E quindi abbiamo individuato sul comune di Messina le aree di emergenza, che sono di tre tipologie: aree di emergenza attesa, che sono le prime aree libere dove uno può rifugiarsi, e poi abbiamo le aree di ricovero, che sono le aree invece che vengono allestite come palazzetti degli sport oppure altre aree dove sono aree idonee per l'assistenza esattamente alla popolazione, e poi abbiamo aree di ammassamento. Ecco, vedete i tre cartelli: verde, rosso e giallo. Il giallo è per le aree di ammassamento, per le colonne mobili e per le forze di soccorso, che ovviamente devono arrivare nel posto, in questo caso stiamo parlando della città di Messina, in punti ben precisi per potersi organizzare e garantire l'assistenza H24 alla popolazione. Dal 2010, quella era la prima rappresentazione, nel 2010 abbiamo iniziato questa settimana della sicurezza e possiamo dire che in Italia è l'unica città a fare una settimana dedicata alla prevenzione del rischio sismico e maremoto, perché non è soltanto rischio sismico. Noi abbiamo questa peculiarità rispetto al centro Italia: oltre al rischio sismico abbiamo la possibilità, eventualità, che non è strettamente correlata, nel senso che non è detto che a ogni terremoto corrisponda un maremoto, ma quando ci sono delle caratteristiche particolari, quando il terremoto supera una potenza di intorno ai 7.2 della scala Richter, possono verificarsi dei fenomeni di onde di maremoto. Quindi la città di Messina deve essere preparata sia all'uno che all'altro. Queste sono le aree di emergenza, come dicevano i cartelli. In questo momento il Comune di Messina sta installando ben 234 cartelli che implementeranno quei 211 che sono già sul territorio, per un totale, avremo un totale di 772 cartelli che individuano le aree di emergenza. Questo è un grande passo importante che il Dipartimento della Protezione Civile, diretto dall'ingegnere Antonio Cardia, sta portando avanti attraverso una gara che è un finanziamento che è riuscito a portare avanti. Oltre a questo, per cronaca, ma lo diciamo, si stanno mettendo anche dei cartelli per quanto riguarda il rischio idrogeologico, per quanto riguarda i torrenti, per quanto riguarda le allerta meteo, i livelli di allerta giallo, arancione e rosso, e appena saranno completati, da qui a qualche settimana faremo una conferenza stampa, faremo con la stampa un'informazione capillare della popolazione, perché è necessario che tutti sappiano quali sono i rischi, quali sono le attività che è nelle norme di comportamento che ognuno può mettere in atto per salvare innanzitutto la propria vita e mettere la sicurezza al primo posto. Tante esercitazioni dunque, coinvolti enti, è importante questo aspetto dell'informazione nelle scuole, che
Che poi ci siano scuole che magari sono a rischio sismico, questo è anche un altro discorso, l'abbiamo visto anche i controlli che sono stati avviati proprio di recente, alcune scuole sono state chiuse, altre sono state interessate da interventi di sicurezza, ma quello che credo sia importante è non abbassare mai questo livello di allerta. Dal suo punto di vista c'è questa percezione nel cittadino che è stato fatto questo grande lavoro di informazione e il cittadino è disponibile ad accogliere, a comprendere che comunque ha la possibilità in caso di un terremoto di sapere ecco, quali sono gli strumenti da mettere in campo, le iniziative da attivare per preservare la propria vita e quella altrui? Diciamo che passi in avanti si sono fatti, non si può negarlo, dal 2010, anno di prima diciamo, istituzione della settimana della sicurezza all'ultima, alla settima edizione che si è svolta a maggio di quest'anno, ovviamente c'è stato un coinvolgimento sempre diciamo sempre positivo. È chiaro che quando si è lontani dall'evento è difficile parlare di prevenzione e protezione civile. Quando la popolazione, per vari motivi, direttamente o anche indirettamente, perché guarda la televisione, ascolta, in questo momento c'è un coinvolgimento emotivo. C'è un coinvolgimento emotivo, quindi l'attenzione ritorna alta. E proprio per questo motivo noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché io sostengo che Messina per la sua storia debba essere una città all'avanguardia a livello proprio diciamo dell'Europa, a livello del bacino del Mediterraneo, come città che storicamente ogni volta quando ci sono le statistiche voi guardate i servizi giornalistici al primo posto 1908-100.000 vittime, c'è questo riferimento. E poi via via tutti gli altri eventi, quello del Belice, quello dell'Irpinia, del Friuli, ovviamente dell'Abruzzo, delle Marche, dell'Emilia, insomma tutta la storia sismica dell'Italia con tutti i vari eventi. Ma ecco, quello che voglio dire e fare questa riflessione, che sia occasione anche di, diciamo di spunto, di mettere in campo tutte le risorse locali innanzitutto, perché le risorse devono essere endogene, cioè devono essere risorse che ci consentono di impostare una pianificazione a breve, medio e lungo periodo su quelle sono le strategie che bisogna mettere in campo. Se lei mi domandasse, siamo diciamo, a buon punto, abbiamo fatto un percorso, ma c'è molta strada da fare. Messina dovrebbe avere un centro di protezione civile di coordinamento all'avanguardia, con isolatori sismici, e in questo momento non c'è, dovrebbe avere tutta una serie di diciamo, attrezzature e infrastrutture nei villaggi. Pensate, pensate, voi sapete che Messina ha 48 villaggi, è come se fossero 48 amatrici all'interno del comune di Messina. Parliamo di comuni piccoli, quelli che avete sentito in questi giorni, parliamo invece di città di Messina di 235.000 e quindi un modello che sia idoneo per la nostra realtà va senz'altro sviluppato. E infatti in questi ultimi mesi si sono sviluppati degli incontri col Dipartimento di Ingegneria di Messina, dell'Università di Messina, e proprio a breve avremo una tavola rotonda per fare un punto della situazione su questi temi sarà un'occasione importante per mettere in campo tutte le risorse umane e vorrei dire anche finanziarie, perché non ci possiamo cullare su quello che è stato fatto, ma su quello che dobbiamo fare per una pianificazione per far sì che Messina sia una città più sicura. Ovviamente dobbiamo dire che la città sicura in generale non esiste, noi tendiamo alla sicurezza. Ci possiamo impegnare. Ci possiamo e ci dobbiamo impegnare, cioè quella memoria storica del 1908 non la dobbiamo assolutamente dimenticare. Così come gli abitanti di Amatrice e di tutti i centri sono voluti e vogliono ritornare in quel sito, pensate che anche Messina del 1908 gli abitanti sono rimasti nel sito. C'erano all'epoca altre tendenze che erano quelle di allontanare Messina, il famoso generale Mazza che diciamo fu la causa nefasta per Messina. Avremmo qui un capitolo storico che ci porterebbe lontano, ma importante per capire come bisogna fare prevenzione oggi come oggi. Bene, ringraziamo l'ingegnere Antonio Rizzo, esperto comunale di protezione civile, grazie per il suo intervento. Grazie. Abbiamo dedicato qualche minuto in più a questo argomento, ma argomento di attualità e di grande importanza anche per sottolineare che la prevenzione è fondamentale in questi casi. Grazie ancora per le sue parole. Grazie a voi. E buon lavoro. E sono a disposizione per approfondire questi temi. E torneremo certamente a trattare questi aspetti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione.